perché l'Istituto Robert Kennedy è la scuola che fa per te. Perché trovi competenza, accoglienza ed assistenza per renderti competitivo nel mondo del lavoro. L'Istituto Robert Kennedy, oltre alla formazione curriculare per i vari indirizzi scolastici, ti offre l'opportunità di effettuare stage presso ditte specializzate e visite d'approfondimento su tematiche didattiche. www.istitutokennedy.net. La scuola che fa per te. Allora, siamo Angelo Sica e Marco Presi, attuali rappresentanti di Silo del Saperi, sono che faccio l'intervista a te, ok? Allora, non le tagliamo queste parti, poi sono simpatiche. Allora, e abbiamo chiamato Mr. Student per fare il saluto alle prime, che purtroppo ci è stato negato durante l'accoglienza. Siamo pericolosi, hanno detto. Perché ha detto che siamo pericolosi. Come siamo? Pericolosi. Siamo pericolosi, guardate che tipo pericoloso. E sì, vogliamo fare. Siamo qui al Comitato Siberia, che è il comitato del nostro liceo, dove i ragazzi si riuniscono per dire le proprie problematiche, per portare avanti proposte o eventuali. Per organizzarsi fondamentalmente. Sì. Ok. Io sono Marco Calabrese, rappresentante del Severi. Mi trovate in quinta B un'ora su cinque, le altre quattro in corridoio. Ragazzi, quello che fondamentalmente volevamo dirvi è che probabilmente, come vi hanno posto la scuola in quel fatidico open day che avete visto, tutte quelle persone in giacca e cravatta che praticamente siedono nella dirigenza non sono loro la scuola, ve lo diciamo già. Quello che noi pensiamo di scuola è una scuola che realmente appartenga agli studenti, è una scuola in cui gli studenti vengano a vivere la propria vita e non soltanto a viversi le cose che leggono sui libri, in cui le persone veramente crescano, scelgano di essere altruisti o di essere stronzi. Perché le scelte che si fanno a scuola sono scelte che ci porteremo nella vita. Le scelte che facciamo di interessarci alla scuola o di disinteressarci alla scuola sono le stesse scelte che faremo di interessarci alla politica e alla società o di disinteressarci. Quindi prima capiamo che i problemi che abbiamo oggi sono i problemi che abbiamo domani. Perché viviamo un sistema formativo che purtroppo affossa la reale possibilità creativa degli studenti. Infatti noi siamo costretti a fare un comitato qui, come potete vedere, a riunirci, a organizzarci, a discutere, perché i luoghi di dibattito che la scuola ci concede sono veramente ristretti, sono molto dispersivi e poi non voglio dire cose brutte, però a qualcuno non piace che ci sia troppo dibattito e troppa organizzazione nella nostra scuola. Io non voglio dirvi di essere rivoltosi, non vi voglio dire di smettere di studiare, però vi voglio dire che la scuola non è soltanto il professore che spiega, la scuola è anche parlare con le persone nelle altre classi, è anche uscire fuori dalla scuola e andarsi a organizzare con ragazzi di altre scuole, perché le problematiche non sono solo scolastiche, sono anche territoriali, possono essere anche nazionali. Quello che diciamo io vi voglio proporre è di vivere la scuola come se stesse vivendo tutta la vostra vita e come se stesse vivendo veramente in una società e non solo di stare seduti nei banchi, perché quello io lo chiamo formazione al nozionismo, perché fondamentalmente io sono dell'idea che gli studenti quando escono dalla scuola non devono pensare soltanto a lavorare, che la scuola ti deve insegnare a vivere, non ti deve soltanto prendere, impacchettare, mettere una cravatta e mettere in un ufficio. Io sono di quest'idea, la cultura serve a creare la persona, non a creare il lavoratore, l'onesto lavoratore, come citazione professore Foglia, che spero molti di voi avranno. Quindi io vi ringrazio che ci ascoltate, che ci state ascoltando ora e ci avete ascoltato probabilmente anche durante il vostro primo giorno di scuola, quell'accoglienza. Un po' farsata. Molto farsata, come quegli open day in cui la scuola sembra comunque tutto questo grande comunque per qualsiasi cosa noi ci riuniamo quasi una volta a settimana qui alla Ciampa dalle 17:30 finché non finiscono i dibattiti. Poi lui porta certe volte anche delle buone cose da mangiare, quindi hasta la revolución. Un saluto.